Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Responsabilità. Però mi faccia dire una cosa anche a Marlon Brando, che prima mi ha interrotto molte volte. Mi scusi, ma il perché tema deve dileggiare? Mi scusi. Capisco, ho sbagliato con Fabio. Esco dall'influenza. Ma siccome mi ha interrotto 100 volte, vorrei solo dire questo. No, l'ho interrotto. La fotografia della posizione delle forze politiche italiane, siccome ha detto che è un cinepanettone. Mi scusi, lei è là e io sono qua. Quando vuole facciamo un bel confronto da David Parenzo, io e lei, sì. Volevo dire, la fotografia sul MES, allora, questo è parziale la riflessione, nelle forze politiche italiane è divisiva, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Non a caso ho detto che né con il governo da lei presieduto, perché lei faceva parte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, né addirittura con un governo di larga maggioranza, di unità nazionale, con il governo, sotto il governo Draghi, quel patto di stabilità, quell'allargamento del MES è stato ratificato, perché ci sono alcune osservazioni. Non a caso, quando noi chiedemmo insieme a tanti sindaci del PD di modificare il MES per usarlo, lei stia zitto un attimo, mi faccia un attimo solo. Mi scusi, lei mi deve fare finire, è agitato. Vada a riposarsi, c'è Capodanno e si fa delle belle vacanze. Io sono qui per cercare di esprimere un'opinione che lei non potrà condividere, ma mi permetta almeno di esprimerla. Le ho detto che non a caso la nostra posizione del Partito Popolare sul MES allargato alla questione delle banche era di far partecipare di più il Parlamento europeo, e se vuole una mia previsione, quel MES allargato alle banche si allargherà e si introdurranno quelle modifiche che noi abbiamo chiesto. Detto questo, lezioni di europeismo da chi non ha avuto il coraggio di portare, governando col Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sull'europeismo e andava a manifestare coi gilet gialli, non le accetto. Dico solo che ognuno farà la sua partita. Io con i gilet gialli, io sono convinto che proprio per quello che è successo, rispondo a Fabrizio Ronconi, proprio per quello che è successo, la proposta fondamentale nel centro-destra è quella di rafforzare la proposta moderata dei popolari. La Meloni mi sembra stia andando in quella direzione in un anno e mezzo di governo. Questa è la nostra sfida. Sul MES, era 3 anni che diceva che non che va non bene. Lupi, la aspettiamo in Detto studio. Questo, intanto, ci rivediamo. Buon Natale, ci rivediamo okay, tanto Corral, nei prossimi giorni. Benifei Borgonovo. Molto volentieri. Anche per... Beh, sì. No, prego, Benifei Borgonovo.